Dal Sorbello Stadium, un saluto da Domenico Abriano. Quinta giornata del campionato femminile allievi girone B, di fronte Unimè e Alfa Sport. Unimè in campo con Parisi, Raimo, Lupò, Bottari, Cucè, Laganà, Catania, Criffò, Carullo, Raffa, Startari e Anfuso. L'allenatore, il signore Emanuele Vinci. Risponde l'Alfa Sport con Grasso, Falco, Laudani, Liviadotti, Muzio, Ranno, Basile, Di Gregorio, Faro, Cunzolo e Cicciarella. L'allenatore, il signor Ludwig Jens. Partite. Manovra subito l'Unimè. Attenzione, Startari ci prova. Si salva l'Alfa Sport. Il pallone resta lì. Attenzione, conclusione al volo di Anfuso. Unime subito in vantaggio con questa botta del numero 8 di casa, Anfuso, cuoricino per lei. Che colpo balistico del numero 8. Prova a ripartire l'Alfa Sport, ma c'è Startari che recupera la sfera. Vede una compagna, Grifò, Grifò si gira, conclusione di poco sul fondo alla sinistra di Grasso. Calcio d'angolo Unimè, Grifò. E scambia con una compagna, riceve ancora Crifò, mette la palla in mezzo, respinge l'Alfa Sport. Attenzione, Startari conclude, si salva Grasso, deviazione in calcio d'angolo. Punizione Unimè, Crifò conclude dalla distanza. Attenzione, sfugge la sfera a Grasso. Unimè in gol con Crifò, rivediamo la conclusione. E c'è Grasso che prova a intervenire con il piede, invano. Manovra largo, l'Unime sulla sinistra, Bottari in area di rigore, tira dalla distanza, respinge Grasso, Crifò, ancora Grasso, calcio d'angolo Unime. Sviluppi del tiro dalla bandierina, pallone in mezzo, palo pieno Unime. Occasione per andare sul 3-0 per l'Unimè. Si salva l'Alfa Sport. Rimessa laterale per l'Unimè. Pallone al limite. Attenzione. Bottari conclude e c'è il gol di Bottari per il 3-0 Unimè. Gran gol di Bottari. 3-0 dell'Unimè. Nulla può Grasso. Rimessa laterale. Pallone al limite, in piena area, poi Anfuso fa 4-0 con questa botta. 4-0 Unime, sta diventando una goleada qui al Sorbello Stadium. Startari appoggia largo per Carullo. Ancora Startari, ottimo gioco di gambe di Startari. Catania para in due tempi, Grasso. Ancora Unime in avanti, non è stanca, non è sazia di gol. L'Unime, Startari ci arriva, Grasso, calcio d'angolo. Appoggio per una compagna, traversone, e ancora Anfuso, ancora lei, cuoricino per il numero 8, Anfuso. Vediamo il suo appoggio in rete. Cambio per l'Unimè, fuori Catania, dentro Cardullo. Iniziato il secondo tempo. Manovra subito nel cerchio di centrocampo l'Unimè. Cucè riceve palla, parte in assolo Cucè. Cucè, attenzione, dalla distanza! E c'è il sesto gol Unimè con Cucè. Gran botta del numero 10 di casa. Rivediamo la bellissima conclusione di Cucè. Altro cambio Unimè, fuori Lupò, dentro Calì. Manovra largo l'Unimè, attenzione, Startari. Prova a concludere in porta. La palla resta al limite. Conclusione dalla distanza. Si salva Grasso con l'aiuto della traversa.
Fuori Carullo, dentro Famà. Ancora Unimè con la nuova entrata Cardullo. La sfera finisce a Cucè che passa in mezzo a due avversari e conclude sul primo palo. Palla fuori. Un altro cambio. Fuori Crifò, dentro Raitano. Punizione Alfa Sport. Palla intercettata di testa da Anfuso. Attenzione, Bottari. Guarda la porta, conclude. E ancora un gol per l'Unimè, il settimo di Bottari. Non può ancora una volta nulla Grasso. Sono sette le reti per la squadra di casa. Doppio cambio, dentro Brachissa e Spagnolo, fuori Bottari e Cucè. Anfuso sulla sfera. Conclude direttamente, c'è l'ottavo gol. Ottavo gol Unimè, ancora una volta con Anfuso. Ancora un cuoricino per lei. Rivediamo la bellissima conclusione di Anfuso. Tiro dalla bandierina, pallone in mezzo, Brachissa prova a concludere, Startari, questa volta la sua botta finisce alle spalle di Grasso ed è 9-0 Unimè. Anche Startari firma il tabellino di giornata. E rivediamo il gol di Startari. Unimè che non vuole fermarsi, ancora Startari che serve Anfuso. Pallone in mezzo, la palla resta a Startari, conclusione in diagonale, raso terra. E ne fa 10 l'Unimè, in doppia cifra la squadra in maglia bianca. Doppietta per Startari. E rivediamo la sua conclusione. Finisce qui, Unimè batte Alfa Sport 10-0. In classifica Unimè al primo posto con 12 punti, Alfa Sport in ultima posizione con un punto.